Eccoci qua, di nuovo in diretta, ci siamo interrotti bruscamente e mi dispiaceva tantissimo sia da un punto di vista umano sia da un punto di vista dell'argomento trattato. Quindi la faccio riprendere da dove avevamo concluso, che sono questi casi positivi, ma non sappiamo poi qualitativamente che caso abbiamo davanti. Esatto, sì. Dunque, come stavo dicendo, perché è un argomento, grazie per questo supplemento di tempo, perché un argomento è molto importante questa cosa. Quindi dei provvedimenti di restrizione della libertà, di veramente drammatiche situazioni proprio di sopravvivenza di persone che non sanno più come lavorare, vengono presi sulla base di questi dati, che sono fondamentalmente i nuovi casi, così vengono definiti, e i deceduti. Ora, i nuovi casi è un termine che cioè, è vago, cioè, in medicina cosa vuol dire caso? Non si sa, o uno è malato oppure è sano, o al limite è un portatore sano che potrebbe infettare gli altri senza essere malato. Però il test del tampone non evidenzia queste tipologie, è un test che va a cercare tracce di RNA del virus. Le amplifica, ma le amplifica a un livello tale che potremmo anche avere un risultato positivo per uno che ha solamente pezzettini di DNA che non vogliono dire nulla, cioè non ha un virus funzionale e tantomeno è contagioso, ma finiscono tutti quanti nello stesso numero e questo è profondamente scorretto. Quindi andrebbero evidenziati solamente quelli che poi hanno una carica virale tale da poter infettare gli altri. Quanti sono? Non lo sappiamo, quindi è un numero sul quale si prendono provvedimenti, ma che è estremamente vago e confuso. Secondo caso, i deceduti. Diceva il professore Muzio dell'Istituto Mario Negri di Milano, che è uno dei più importanti istituti di ricerca che abbiamo in Italia, che i deceduti, da quello che risulta a loro, non vengono ad esempio dalle terapie intensive, non vengono da quelli ricoverati per Covid, che quindi risulterebbero tutti guariti. Mentre i deceduti per Covid sarebbero quelli ricoverati per altri motivi e che al momento del decesso risultano positivi al Covid. È un'affermazione importantissima Sì, è un dato fatta molto. al TG3, però ecco, andrebbe approfondita. Per questo, insomma, il problema grosso è che provvedimenti di grandissimo impatto sono presi su numeri che non sono chiari, per niente chiari. Sì, che poi andiamo ancora un po' più nel tecnico, dato che c'è un po' di tempo, sempre un argomento che lei ha trattato. Nel momento in cui vanno ad analizzare il tampone, quando c'è una tecnica particolare che lei ha spiegato, la spieghi lei, che sicuramente io l'ho capita, ma detta da lei è un'altra cosa. Quando Sì, l'amplificazione dei. esatto. Sì. È una tecnica inventata nell'81, Polymerase Chain Reaction da Kerry Mullis, e in pratica si prende un pezzo di acido nucleico, che in questo caso del virus dell'RNA, e si moltiplica per poterlo vedere, nel senso che se c'è solamente quello, gli strumenti non riescono a rilevarlo. Allora che cosa fa? Prende quel singolo filamento, ad esempio, poi lo raddoppia, raddoppia, duplica, 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 secondo le potenze di 2 in pratica, fino a che abbiamo una quantità enorme di quell'RNA e possiamo quindi misurarlo e dire che c'era. Ora quindi capiamo che però noi potremmo avere un singolo filamento, che vuol dire che è un virus morto, cioè morto, non sono, è un virus inattivo, è un residuo di virus, invece potrebbe essere dell'RNA presente in migliaia e migliaia di copie, centinaia di migliaia di copie, perché c'è una popolazione di virus attivi. Ma se noi amplifichiamo in questo modo, otteniamo alla fine un risultato positivo sia nel caso del residuo, ormai così una traccia di qualcosa che c'era in passato, sia nel caso di una presenza effettiva di virus. Quindi il risultato alla fine è positivo, punto. E quindi sono due cose completamente diverse. C'è tanto da dire sulla gestione di questa situazione. Sì, ma in TV sentiremo solamente raccontare storie abbastanza compassionevoli, sempre da, cioè, è chiaro, no? Cioè, invece è monotono il discorso che viene fatto, non viene assolutamente mai approfondito nulla di tutto questo.
Sì, e soprattutto le persone non si accorgono che c'è stato tutto il tempo poi per riorganizzarsi, capire, studiare questo virus, anche perché sinceramente io non seguo molto il mainstream, ma ho sentito tanti virologi dirmi come comportarmi, ma non spiegarmi come agisce il virus, come poter evitare il Ecco, contagio. questa è la deformazione in generale della scienza di questi anni, parlare per affermazioni e non spiegare, non raccontare come ci si arriva. E adesso capiamo che un tipo simile di approccio, quello che chiamiamo scientocratico, ci porta a un certo punto a far governare la scienza tramite delle affermazioni sulle quali non si deve dubitare e che non vengono appunto spiegate nel dettaglio. Ci si fida dell'esponente prescelto, del divo del momento, e che è invece quanto di più antiscientifico possa esistere. È vero. Noi la ringraziamo per la seconda volta con più calma Grazie questa a volta. voi È per stato. l'opera che fate, insomma, di informazione. E grazie a lei che ci dà sicuramente una spinta a continuare a farlo. Ci risentiamo presto, spero, con altri temi da Con affrontare. piacere, Grazie buon mille. lavoro, buona Altrettanto, buona serata, serata. arrivederci, arrivederci. Ragione che no, sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così, modello. C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora. E voglio un nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogno. Sogno. Gli ordini che ricevevo, c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare. C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino. E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. 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 Il mio nome è mai più. Saper convivere è dura, già lo so. E per questo il conto messo è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro vivere. Io dico sì, dico si può. Cercare pace.
oggi è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro. Mai più, mai più, mai più il mio nome.